Si aprono spiragli per il gattile di Anghiari. Questa mattina si è svolta una manifestazione a sostegno della struttura in Piazza del Popolo per scongiurare la demolizione delle casette che ospitano da sei anni decine di gatti senza una famiglia. Lo spiraglio arriva dal comune che ha incontrato e ascoltato la delegazione guidata dalla presidente dell'associazione Ollus La Gattara, Eleonora Iacono, che gestisce la struttura. Faremo di tutto per poter metterci in regola e uscire da questa situazione, ha sottolineato la Presidente. Sono tante le associazioni e le volontarie disposte a fare una colletta per un eventuale ricorso al TAR, ma non lo riteniamo giusto. Un ricorso che potrebbe costare ben 6.000 euro, soldi che potrebbero invece essere spesi per aiutare i nostri amici a quattro zampe, per cibo, cure e sterilizzazioni. La Iacono gestisce il cattile da sei anni. Si lotta per la tutela e i diritti degli animali, ha spiegato la Presidente. Esseri senzienti che hanno diritto a una vita unica e dignitosa. Con noi in questa causa si sono schierati animalisti, volontari, associazioni e persone da tutta Italia. Tante sono le telefonate di solidarietà e i messaggi di incoraggiamento per i nostri gatti.